Silvio Pellegrino, direttore del Creso, ti chiediamo le motivazioni per aver organizzato una giornata come quella odierna. Beh, era il momento giusto, nel senso che siamo andati avanti con le attività progettuali e ho riscontrato in questi ultimi mesi, già prima delle raccolte, ma poi insomma con la messa di dati alla mano, che c'era qualcosa da comunicare. A questo punto, senza aspettare la fine del progetto, ma in un percorso, direi siamo circa a metà. Abbiamo invitato i frutticoltori, che tra l'altro sono espressioni di organizzazioni che sono socie del Creso, dice una sorta di trasferimento diretto, ecco, dalla ricerca direttamente all'impresa. L'abbiamo invitati a fare il punto con loro, quelli che sono i primi risultati che abbiamo in qualche modo messo in luce, o meglio i risultati più applicativi, ecco, le cose che ci sembra che possono essere trasferite in una pratica dell'azienda agricola o della sala di lavorazione. La competitività di queste nostre aree che usufruiscono del supporto delle fondazioni Ager, quindi Emilia-Romagna, Trento, Bolzano, il Veneto e il Piemonte, ecco, hanno questo supporto di ricerca che in qualche modo si traduce in innovazione e gli dà un qualcosa di più da un punto di vista qualitativo. Ecco, essere più, in definitiva, più competitivi su questi mercati, che sono assolutamente quelli che pagano di più. Le cose più importanti di oggi, ecco, dal punto di vista dell'innovazione varietale, l'accelerazione che c'è in questo campo su tipologie varietali che interessano anche il consumatore. Abbiamo visto anche l'aspetto polpa rossa, colorazioni diverse, ma soprattutto gusti, approcci sensoriali innovativi, la croccantezza, la succosità o il mantenimento nel tempo di queste caratteristiche di freschezza, ecco, sono aspetti di innovazione di prodotto che colpiscono il consumatore, che fanno sì che le nostre mele siano abissalmente diverse rispetto a quelle comuni, ecco, quelle di una concorrenza non qualificata. Poi il carico produttivo è fondamentale per programmarci una qualità. È evidente a tutti che se produciamo troppo o se produciamo in maniera con delle piante squilibrate, con la fisiologia si traduce in un naufragio qualitativo. Quando pensiamo di gestire la qualità con dei supporti informatici strumentali, cioè quella che è l'agricoltura di precisione, stiamo facendo adesso quello che anni fa è stato fatto per la gestione dell'emergenza fitosanitaria. Qui invece passiamo non a una gestione di un'emergenza, ma a una programmazione della qualità, una programmazione tecnico-scientifica supportata da una strumentazione che man mano avanza, probabilmente è meno costosa, quindi alla portata non tanto delle singole aziende, ma di gruppi commerciali che in alcune delle loro aziende hanno dei punti pivot che gli consentono di far confluire nel magazzino un prodotto che già qualitativamente è di qualità superiore. Io credo che questo progetto triennale, in questo arco di tempo che pare limitato per i tempi di un'agricoltura, tanto più di una coltura arborea come il melo, in realtà stia consentendo un'accelerata che francamente non avrei previsto all'inizio del progetto. Quindi esprimo questa soddisfazione mia a nome di tutto il gruppo di lavoro dei due gruppi dell'Università di Bologna, di San Michele all'Adige e di tutti quelli che sono coinvolti comunque nel progetto Ager, che oggi non hanno presentato i risultati, ma in qualche modo toccano le ricerche che abbiamo esposto oggi.